Schon nur sein Name lässt die Fußballherzen, die Basler Fußballherzen, höher schlagen. Die Rede ist von unserem Captain Matthias Delgado. Am Samstag zu oben haben wir bekannt gegeben, dass der Captain seinen Vertrag mit dem FC Basel verlängert. Und heute da steht uns Rede und Antwort im Talk bei unserem Partner Grosspeter. Matthias, benvenuto qui nel nostro Talk. Iniziamo con sabato sera. Se ripensi a queste immagini, ti puoi descrivere forse anche le emozioni che hai avuto durante quel momento quando sei entrato in campo? Sì, è stato molto duro, molto difficile di cominciare la partita dopo il video, dopo come l'ho accettato la gente. Niente, mi ricordo quando sono stato a giocare la prima partita al San Giacomo e sabato vivere quella emozione dopo tanto tempo. No, è stato molto difficile di giocarla, i primi 15 minuti veramente sono stati duri per me. È stata una lunga cosa, non si sapeva, prolunga, non prolunga Matthias Delgado, alla fine hai prolungato. Cosa erano le ragioni che hai sentito di fare un altro anno anche? Niente, le ragioni secondo me erano un po' più tipo fisico, il tema fisico per me è molto importante, non mi piacerebbe mai non averlo firmato il contratto senza essere convinto, volevo stare veramente sicuro di che posso fare bene per la squadra o aiutare, dopo se le cose vanno bene o male è un'altra cosa. Però in testa io volevo essere bene, positivo e niente, per questo ho deciso di sì. Tu nei giornali hai detto, io ho letto nei giornali che tu hai detto che sei stato anche vicino a chiudere la carriera adesso. Quanto sei stato veramente vicino di non prolungare il contratto? Sì, sono stato vicino. C'erano due decisioni, era o rimango un anno o finisce la carriera, era quello, non era di andarmene in un'altra squadra o niente del genere. Però niente, abbiamo avuto un 2016 molto positivo, io individualmente anche andato bene per me, questo è stato, sai, una chiamata a me stesso per dire che forse si può fare ancora un anno. La cosa interessante è anche che il club ha dato la decisione nei tuoi mani, tu hai potuto decidere o prolungare o no. Questa importanza che ti ha dato il club, per te cosa significa? Significa tutto, significa che secondo me alla mia età è quello che il giocatore ha bisogno veramente, La società è dietro di te, hanno ancora fiducia. Per me sì, anche questo è stato una cosa molto importante per decidere a fare ancora un anno. Adesso abbiamo parlato del prolungamento del contratto, ma questa firma che hai fatto la settimana scorsa non era la prima con il Basilea, la prima firma che hai fatto tu nel Basilea. Andiamo dietro nel tempo, nel 2003. Ti do due foto, Matthias, per guardare un attimo delle tue prime appartenenze nel Basilea. Se adesso tu guardi a queste immagini, che uomo vedi là sulle foto? Niente, un uomo molto felice del cambio che avevo fatto all'epoca. Era un momento duro mio in Argentina, con la mia squadra. Niente, non lo avevo neanche sognato così bello. Niente, non, solo ricordo che ero emozionato, ero molto felice, ma non posso spiegare cosa ho sentito a guardare uno stadio così pieno, entrare in quel campo bellissimo, che non avevo giocato mai in un stadio così bello, in Europa. Tutto, mi ricordo anche che ero contento che per la maglia, per tutto, era anche il campo era perfetto, la erba e la pala, non lo so, era uno dei giorni più belli della mia carriera. Adesso siamo qui 14 anni più tardi, abbiamo guardato le foto, se le guardi di nuovo e ti vedi adesso, tu anche personalmente che cambiamento vedi? La differenza è grande, la differenza è ancora continuo con la emozione di uscire in campo e sentire quello che ho sentito
il 2003, sento che qua è il mio posto, io sì, ho cambiato come persona, mi godo più il tempo adesso che prima era tutto un po' più giovane, non sai cosa succederà, se andrà bene o male, stress per se sei titolare o no, sai sempre un po' di paura delle cose che ce l'hai quando sei giovane. Adesso sono un po' più grande, la testa lavora diversamente, quindi sono molto contento di aver stato in questa situazione e adesso in questa situazione. Tu hai detto che il tuo posto qui a Basilea, durante questi anni è scattato l'amore tra te e la società, i tifosi. Per te questo cosa significa? Perché è così importante Basilea per te? Non lo so, io credo che perché... non, sono sicuro che perché il Basilea è stato... questo periodo, come ti ho detto prima, che era molto duro per me, mi ha dato la possibilità di giocare in Europa, di giocare in calcio a un livello alto contro delle squadre che io solo guardavo per la TV e che non immaginavo mai che poteva giocare contro squadre, non lo so, come l'Inter quando avevamo fatto la qualificazione per la Champions. Da un giorno all'altro il Basilea mi ha dato tante cose che non avevo neanche sognato, come ti ho detto prima. Ho conosciuto mia moglie, la città, abbiamo praticamente avuto il primo figlio qua, cioè tutto. La mia vita adesso, se tu guardi un po' dietro, la mia famiglia, tutto, ci siamo conosciuti a Basilea, il figlio Basilea, è bellissimo. Restano ancora un anno e mezzo da calciatore, cosa sono anche i tuoi sogni? A cosa pensi di voler fare? Forse la prima Coppa di Svizzera, cosa sono i tuoi obiettivi? Sì. Gli obiettivi calcisticamente sono sempre vincere il campionato, questo anno la Coppa sarebbe anche importante, ma veramente io guardo partita tra partita, sono contento quando faccio una partita buona, la gente ti ringrazia, esci dal campo a sentire la gente, per me questo già è vincere, sai, qualcosa. Non lo so se perché sto diventando un po' vecchio, se le cose mi fanno emozionare un po' più, però sentirti importante alla mia età è molto soddisfattorio. Perfetto, Mattias, ti ringrazio per il tuo tempo e tutto il bene per il resto della tua carriera qui a Basilea. Grazie mille, grazie. Also der Mattias Delgado hat uns heute erklärt, wieso er den Vertrag mit dem FC Basel verlängert hat und auf was er sich in den nächsten eineinhalb Jahren noch als aktiver Fußballer freut. Und freuen können wir uns natürlich schon für nächsten Samstag. Hier spielt der FC Basel auswärts im Berner Oberland gegen den FC Thun. Ganz genau am Samstag zu oben um 17:45 Uhr. Und das ist ja die nächste Gelegenheit, um unseren Captain live auf dem Spielfeld zu erleben. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles Gute. Ade miteinander.